radioesmeralda.it. Buon pomeriggio dalla Scuola Calcio di Terza, domenica 25 gennaio, volevole per la 21ª giornata di campionato, segnale oggi per voi. La partita tra Real Metauro e Bevenese, parliamo del campionato regionale di promozione giovanile. Intanto adesso seguiamo l'inizio di questa partita, sarà il Bevenese, la regola su Enzo, Cosacucci e Quattini su due persone, ci sono ben 19 anni di differenza di due, la partita è cominciata in questi istanti, ci sono tornati 5 ragazzi che però viene chiuso in protezione società, c'è già qualche difficoltà di punire, intanto reso molle dalla chiusa più punta di ieri, però su Cosacucci c'è fare quadrini, fermato questo grosso in area a parte, ovviamente di Birarelli, attenzione, potrebbe essere pericolosa, cercava il più pericoloso che non arriva ai primi numeri di Romagnoli. Bravo Roma! Bravo Roma! Bravo! Lega attacco! Bravo Lori, dai! Minuto di gioco, sono 6 e mezzo in questo momento. Bravi, bravi, bravi! Bravo Roma! E ballo! Qualche modo, Marco! No! Sì, grazie Samuele, 4 minuti e mezzo di gioco qua nella ripresa, sempre 0-0 tra Real Metauro e Belvederese, non ci sono occasioni particolari da segnalare, soltanto un bello spunto di un incontenibile Bernabucci, veramente in stato di grazia quest'oggi, che però è stato ben contenuto dalla difesa ospite. Adesso ancora Bernabucci all'altezza del limite dell'area, che protegge il pallone forse con un braccio, riesce però a smistarlo dietro poi a Kosic che scambia con Brazzotti, che apre a destra per Sorcinelli, proprio qua sotto la nostra postazione. Sorcinelli va a cercare Bernabucci che col piatto smorza per Bacchiocchi per Kosic, tutto
di prima, bella questa azione della Real Metauro, adesso a sinistra per Tomassoli, Tomassoli che va a puntare sul diretto marcatore, riesce ad arrivare sul fondo, Tomassoli guadagna il cross, alla fine ne aveva fuori un tiro cross che si spegne però sull'esterno della rete, dunque sempre 0-0, ammonito il numero 8 Romagnoli della Belvederese, il primo ammonito della partita, viene ammonito per un fallo da dietro su Canapini che comunque aveva resistito alla carica, l'arbitro ha dato il vantaggio e poi ha ammonito, ha applicato il regolamento, il signor Coppelli di fermo. Torniamo in cronaca diretta, poi torneremo a parlare invece di promozione con i risultati di questi, dei primi tempi, anche di questi inizi ripresa. C'è Sorcinelli che va a servire Canapini, siamo sulla di destra, Canapini prova a difendere il pallone che però termina sulla linea di fondo anche sul disturbo di Vecchi. Bentornati in diretta con Zona Stadio, prendiamo le linee direttamente dallo stadio Amati di Lucrezia, sempre 0-0 qua tra Real Metauro e Belvederese, 12° minuto di gioco in corso, non è successo granché, soltanto qualche sfuriata, le due squadre però vogliono provare a vincerla, questa partita cui manca, ripetiamo, solo il gol perché si affrontano nonostante il campo in difficili condizioni, due ottime squadre, veramente due ottime squadre, adesso c'è un bel lavoro di Birarelli al centrocampo che apre a sinistra per lo scatto di Vecchi, Vecchi che va a puntare il suo diretto marcatore, cerca lo scatto di Marcucci ma è sbagliato il passaggio del numero 3 rosso-verde contro il Torino, dunque Lecce 2 Torino 0, attenzione perché c'è intanto una punizione battuta praticamente da metà campo da Barzotti, incredibile una sua traiettoria e Cerione è dovuto fare tanti passi all'indietro, un bel colpo di reni per allungare la palla sopra la traversa, palla che se no si sarebbe infilata proprio sotto la traversa, davvero incredibile. Sì, grazie, grazie Samuele, quella partita sta entrando nel vivo, siamo al 31esimo, adesso c'è un'azione di contropiede della Real Metauro con Canapini, Canapini in situazione di 3 contro 4, viene messo giù Canapini, l'arbitro non fischia, apertura per Berrabucci, attenzione Berrabucci in area, fischiata però la posizione di offside, come potete sentire dal sottofondo qua la partita si sta infiammando soprattutto per alcune decisioni arbitrali, mentre intanto c'è il secondo cambio nelle file della Real Metauro, lascia, entrerà in campo il numero 16 Vega classe 90, esce Sorcinelli, trazione anteriore massima per la Real Metauro che questa partita la vuole vincere, anche perché in questo momento in campo ci sono contemporaneamente Capotondi e Canapini, Capotondi comunque c'è il capista Canapini che è molto offensivo, le due punte Bacchiocchi e Bernabucci e adesso anche Vega. Zarate non è veramente giornata per il per la Lazio. Cambia ancora il big match di Serie D Girone F, nuovo pareggio della Provasto, nuovo aggiornamento, il pareggio della Provasto contro il Casoli, Provasto Casoli 1-1, questo risultato riporta il Fano a più 6 sulla seconda, naturalmente attenzione però a questo colpo di tacco, doveva tornare improvvisamente in cronaca diretta un'azione d'oro qua per la Real Metauro, una grande incursione di veramente uno scatenato Bernabucci quest'oggi, il colpo di tacco sotto misura di Bacchiocchi ha trovato però ancora una volta pronto Cerioni. Quella del numero 11, giallo-verde, attenzione adesso perché c'è una buona palla per Marcucci, Marcucci al limite dell'area, mette a sedere Montanari, Marcucci a tenere il rigore, Marcucci prova a sinistro, pallone che neanche sfiorato da Gerbino, termina in linea di fondo, Tomassoli, Tomassoli che riesce a scambiare con Montanari, dare un bel pallone a Gian Bartolomei che nel frattempo era entrato al posto di Canapini, attenzione perché Bernabucci entra in area, linea di fondo per Bernabucci, riesce a scaricare per Vega ma è bravissimo a metterci la gamba Gambelli che poi può anche allontanare, pallone raccolto adesso ancora da Armato e in questo momento finisce la partita, fallisce la missione sorpasso per la Real Metauro che pareggia 0-0 in casa contro comunque un'ottima Belvederese, io comunque Real Metauro Belvederese 0-0, è mancato solo il gol perché secondo me si sono affrontate due ottime squadre che hanno fatto vedere anche sprazzi di bel gioco. Allora con Mister Quicchi, Mister, innanzitutto siete venuti a prendere un punto in un campo difficile, avete un po' fermato l'emorragia degli ultimi tempi, poi soprattutto avete sofferto quando c'era da soffrire, vi siete proposti quando c'era da proporvi, quindi un punto che tutto sommato è anche meritato in un campo reso difficile oltre che dall'avversario, anche ovviamente dalle condizioni atmosferiche. Sì, il campo era pessimo, era molto pesante, molto allentato, noi abbiamo cercato di fare la partita nostra, non è che siamo venuti qui per fare un punto, noi ci siamo messi lì e abbiamo aspettato il Real Metauro, ma non siamo riusciti a concludere quello che avevamo creato, ecco. Loro sono stati molto più determinati, sono riusciti a tirare più volte in porta di noi, per fortuna il nostro portiere ha fatto molto bene, poi qualche occasione ci è capitata anche a noi, non siamo riusciti a sfruttarla per il meglio, ecco. Allora con Mister Manueli Omar c'è amarezza per questo pareggio perché ce l'avete messa tutta, avete creato tanto, avete trovato un portiere anche in giornata di grazia,
È anche vero che avevate di fronte comunque una squadra che ha saputo soffrire, si è saputo difendere, quando c'era da proporsi si è anche proposta, soprattutto con qualche spunto, però la partita l'avete fatta voi. Se il pareggio può essere giusto, diciamo che i punti comunque sia, la Real Metauro esce vincitore da questa partita, nonostante la delusione. Sì, sì, la delusione c'è per il risultato, a livello di prestazione, io sinceramente su un campo così si faceva fatica a chiedere di più ai ragazzi, perché abbiamo cercato di giocare anche a calcio, insomma, quindi anche con palla bassa, cercare di andare dentro. Sugli esterni penso che siamo arrivati 7-8 volte a mettere palla dentro. Oggi con una di quelle partite che penso che se giocavi un giorno intero facevi fatica a far gol, per merito di loro, ma anche per poca cattiveria noi sotto porta, perché a volte siamo leziosi e soprattutto su sti campi bisogna essere anche un po' più cattivi e badare un po' più al sodo.